Dopo l'LFO troviamo il delay. Il delay è composto da un filtro passaalto, un controllo del tempo di delay e il controllo del feedback. Questa levetta controlla il percorso che fa il suono attraverso il circuito di delay. Viene anche rappresentato, diciamo, sullo schermo. Dunque, in modalità bypass. Il segnale non entra nel circuito di delay, per cui non abbiamo, non, il suono non viene processato. Se lo mettiamo in modalità pre-filtro, il suono uscirà prima di passare nel filtro passaalto e il filtro avrà effetto soltanto sul delay del suono. Quindi, in questo modo, il filtro è completamente aperto, quindi non avremo effetti, cioè non, il suono non passerà attraverso il filtro. Se cominciamo a chiudere il filtro, soltanto il suono di delay, passerà sotto, verrà processato dal filtro. Se invece lo mettiamo nella modalità post-filtro, anche il primo segnale verrà processato dal filtro passaalto. Ora, c'è da dire che il filtro passaalto e il filtro passabasso sono filtri in serie, quindi volendo possiamo creare dei filtri passabanda. Bene. Dopodiché il controllo del tempo è un po' una pecca della macchina, diciamo, perché anche portato al massimo è comunque abbastanza, è comunque parecchio veloce. Il che è abbastanza un peccato. In più si può modificare anche direttamente dopo che è già partito il delay. Ed è comunque abbastanza rumoroso come delay, cioè crea abbastanza noise di sottofondo. Il feedback, se portato a livelli abbastanza alti, può generare da sé delay, quindi può far aumentare il suono, diciamo, per un bel po'. Suono che, se non controlliamo attraverso il filtro passabasso, time o diminuendo il feedback, può raggiungere proprio livelli molto fastidiosi cioè danno proprio fastidio alle orecchie sti suoni. Ora, essendo alla fine del percorso che fa il suono, gli altri controlli non funzioneranno, quindi non possiamo far passare questo segnale attraverso il filtro passabasso o cambiare l'oscillatore con cui è stato prodotto, perché questo gira soltanto intorno nel circuito di delay. E come ho detto, bisogna stare attenti a non farlo andare troppo forte, perché genera proprio un segnale più a un volume più alto, quindi rischia di, a mio parere, anche di rompere la cassa se è già di suo a livelli troppo alti.